prendo! Svegli! Aiuto! Aiuto! Non mi lasciate, vi prego! Professore! Professore! Una domanda, professore. Professore, lei può spiegarci questa improvvisa catastrofe? Non si era mai verificata. Professore, professore, hai idea di quale sia la causa? Per favore, non è indietro, il momento indietro, questo. Indietro, indietro. Secondo lei è un fenomeno naturale o provocato dagli esperimenti atomici? Ma abbiate pazienza. Signori, non ho elementi. No, prego. Professore. Capitano? Sì, va bene. Tu metti in memoria questi dati. Subito, capitano. Capitano, altri disturbi al reattore. Controlli tutti i circuiti e mi faccia un rapporto. Vabbè. Capitano, venga qui. Il sistema informativo è interrotto. Guardi là, completamente bloccato. Lei prepari un rapporto dettagliato e chiami il professore. Oh, sta arrivando. Grazie a Dio è qui. Qualcosa ha bloccato il sistema ricetrasmittente e non abbiamo individuato la causa. Chiami il gruppo C. Fate un'ispezione completa alle linee, specie quelle in partenza dal terzo nucleo. Beh, aspetti. Alla minima anomalia avvertitemi. Sì, signore. Capitano, mi porti subito i dati completi sul cataclisma. Sì, guardi, professore. Come immaginavo, queste informazioni non provengono dalle nostre stazioni geologiche. Professore, è arrivato un altro rapporto. Il vulcano Akai ha ripreso la sua attività all'improvviso. Eh? Quel vulcano era inattivo da più di 2000 anni. Cosa può averlo tutto a un tratto? Non capisco. Allarme rosso! Un terremoto, professore! Un terremoto! Ha smesso. È cessato. Calvin! Sì, professore. Ai vostri posti! E restate calmi! Professore! Lei, Calvin, sì? Si faccia dare dalle nostre stazioni tutti i dati che hanno sul terremoto. Bene. Capitano, diriga il nostro rivelatore verso il Monte Akai. Bene. Stazione spaziale. Coordinate, latitudine 205,6, longitudine 132,8. Professore, il rivelatore è pronto per ricevere.
Tenete fissa l'area d'esplorazione. Ricevuto. Fascio esplorativo su Monte Akai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Professore, è la fine del mondo. Ma cosa? Cosa sarà? Guardi, di nuovo non regge il carico. Sono la regina degli abissi. Il regno delle tenebre è mio. Ma mio sarà anche questo suolo e tutto il resto della terra, perché ho deciso di conquistarla. Ai cataclismi già sperimentati, altri ne seguiranno se non vi arrendete. Non riceverete altri avvertimenti dopo questo. Non avrò scrupoli a distruggere tutta la razza umana se non mi obbedite. Capitano, tenga il rivelatore fisso sul Monte Akai e poi mi faccia avere il più presto un'informativa totale su questa regina degli abissi. Sì, signore. Talbot Lyndon? Aiuto! Mamma! Mamma! Aiuto! Mamma! Presto, portatelo via! Talbot, è una chiamata! Va bene, arrivo. Che facciamo? Prendi i ragazzi e portali lontano, mi farò vivo io. Presto. Lindo, vieni. Dai, muoviti. Signori, la vastità di questi disastri è tale da indurci tutti ad amare considerazioni. Dove è arrivato il sisma, nulla ha potuto salvarsi dalla distruzione. Scuole, fabbriche, case civili, tutto è finito avvolto dalle fiamme e ridotto in macerie. Le vittime non si contano. Secondo gli scienziati, le cause sono da ricercarsi nel risveglio di esseri superintelligenti e noi siamo qui riuniti per cercare i mezzi più adeguati per sconfiggerli. Il professor King vi esporrà adesso tutto quello che si è potuto appurare su di loro. Eccellenza, e signori, le mie sono solo supposizioni per adesso. La più realistica è che siamo di fronte forse ai primi abitatori di questo pianeta. Si può supporre che i mostri siano mutazioni di esseri umani superdotati, rimasti ibernati nei ghiacci milioni di anni fa. Ma la regina sembra avere un aspetto umano. Ed è bella. La regina e forse altri come lei possono aver mantenuto le sembianze di un tempo. E adesso, per qualche causa oscura, ci troviamo di fronte al loro risveglio. Il mio consiglio, eccellenza, è di adottare il piano B di X subito. Professore, lei è il più qualificato a decidere. Abbiamo stima e fiducia in lei. Creature degli abissi, qui alla mia presenza, ve lo ordino! Porte della terra sono ormai spalancate. Viva la regina! Silenzio! Ho lanciato ai terrestri il mio ultimatum. O si rassegnano a diventare schiavi o li distruggeremo tutti quanti. Sarebbe inutile perciò usare armi convenzionali. Ci esporremmo a una sicura sconfitta. È indispensabile adottare misure eccezionali. Siete pronti? Sì, signore! Capitano, sì, signore. Lei assume il comando della base. Sì, signore.
Lyndon, Calvin, vi affido i collegamenti, è una grossa responsabilità, badate. Talbot, venga con me. Bene. Talbot, qui c'è il risultato di una vita di lavoro, il Super Inframan. Che cos'è? Semplice, per affrontare gli invasori degli abissi non c'è altra via d'uscita. Un uomo dotato di incredibili poteri. Ciò comporta l'inserimento nel suo corpo di una rete di componenti elettronici, unitamente a un massiccio apporto di cellule vive. Un microreattore attiverà questa struttura. L'Inframan sarà un essere vivente indistruttibile. Non conoscerà ostacoli e nessuna forza potrà eguagliare quella che egli svilupperà. È l'unica speranza per eliminare quei mostri. Professore, io sono pronto. Faccia pure di me un Super Inframan. Talbot, dovrà affrontare sofferenze inaudite. Le consiglio di pensarci bene. C'è il rischio che qualche cosa non funzioni. Di fronte all'umanità, la mia vita vale poco. Proceda pure. Sofferenze? Non ancora. Vada avanti, non si preoccupi. Faccia quello che deve. Occhio smeraldo. Regina, comandami e obbedisco. È tempo ormai di passare all'azione. Convoca sul video i miei trasmutati. Sì, Regina. Passeremo all'azione. A breve vi dirò quale sarà l'obiettivo dell'attacco. Silenzio! Occhio smeraldo, materializza qui, mastodonte e piova gigante. Bene. Mm.
sangue. Guardate lì! Con quella stazione i terrestri possono avvistarci a distanza. E questo è l'uomo che mi comanda, il professor King. Se vogliamo cogliere l'umanità di sorpresa e sottometterla con poche fatiche, dobbiamo eliminare quella stazione dalla nostra strada. Io vi ordino perciò di distruggerla con tutti i terrestri che ne fanno parte. Andate e compite la vostra missione se non volete che sfoghi la mia collera su di voi. Capitano, capitano, la stazione è attaccata, c'è un mostro, è spaventoso, ha dei tentacoli. Capitano, in che punto? Dov'è? Parla, dov'è? Guarda, è un mostro! Aiutatelo, aiutatelo!
Sam! Tira fuori! Attenti! Guardate via l'uncetto! Capitano, che succede? Professore, un disastro! Un mostro ha attaccato la torre di controllo, ha distrutto i generatori! Cosa? Ha un minuto per passare su quelli di emergenza, se no Talbot ci lascia la pelle! Sì, ci provo! Attenzione! Talbot. Professore. È finito, Talbot. Come si sente? Pronto a lottare contro chiunque. Talbot, lei è un super inframen adesso e le sue capacità sono illimitate. Può vedere e ascoltare per un raggio di svariate miglia. Ha ragione. Sento delle grida nella torre di controllo, come se fosse sottoposta a un attacco. Lassù si trovano nei guai. Talbot. Questo è il momento giusto per dimostrare la sua potenza. Vada! Hai visto? Chi è quello? È il super Inframen! Guardate là! L'Inframen! Mettila, viva!
Se mi vuoi uccidere, sbrigati. Non mi aspetto misericordia. Oh no! Siamo assaffati, giù e sniporo! Sei il mio primo prigioniero. Per ora voglio tenerti in vita. Lyndon, farai quello che ti dico. Con o senza la tua volontà dovrai obbedirmi. Io? No. Occhio smeraldo, neutralizza il mio cervello. Bene. No, no, vi prego. Lasciatemi. No. No. Ora offusca la sua memoria e ogni suo ricordo. Sradica ogni capacità di resistenza. Bene. Professore, non possiamo restare così inerti. Lyndon è prigioniero e io... No, anche per lei è rischioso. Non sottovaluti la loro forza. Talbot, abbiamo altre armi che ancora non le ho date. Penso fornire le sue mani di pugni fulminanti. Pugni fulminanti? E allora saranno micidiali. Cosa c'è? Lyndon è arrivato. Lo mandi da me. Ehi, Lyndon, sei arrivato. Che fine hai fatto? Ma cosa ti è successo? Ciao, Lyndon. Ah, non sapevamo dove eri. Lyndon, e raccontaci qualche cosa, no? Silenzio! Basta, Lyndon! Perché non parli? È vero che sembra stordito. Lyndon, che le succede? Parli. Sto bene. Sì, benissimo. Io ho avuto un incidente, sì, un incidente, con la macchina. Sono svenuto per molte ore. Sai, noi pensavamo che quei mostri ti avessero catturato. Mostri? Quali mostri? Non ci sono. Non ci sono mostri. Ti sbagli. Non ci sono mostri. Non ci sono. Ascoltami, dove sei stato fino adesso? Non so. È il sottoshock, credo sia inutile insistere. Io... Ricorderà tutto dopo essersi fatto un bel sonno. Venga. Professore, ha uno sguardo che non mi piace. Lemmy, lo tenga d'occhio. Bene. Lyndon, portami subito i progetti per il super inframen. Ah, oh, Lyndon. Salve, cosa fai qui? Lyndon. Thank you.
Randy? Che è successo? Attento, mi è stato lui. Lindon! Lindon, che fai qui? Alta, si presto!
raggi! Annientato tre dei miei trasmutati. Questo maledetto Inframen bisogna fermarlo. Passo da te. Vai e distruggi quella stazione scientifica. Occhio, Smeraldo. Fammi passare sullo schermo quei progetti che ci ha portati Lyndon. Sì, Regina. Deve averlo anche lui, il suo punto debole. E io intendo scoprirlo. Regina, qui siamo pronti. Ferma un momento, dammi il dettaglio delle mani. Adesso lo so, com'è possibile annientarti. Timmy, aspettaci, non scappare. Avanti, muovetevi, no, andiamo laggiù. Io sono stanca. Timmy, non allontanarti, ti aspettiamo qui. Timmy, baby. Ora che Talbot è un Inframen, pensi che quei brutti mostri cattivi torneranno? Chi può dirlo? Ma tu devi stare tranquilla, perché Talbot ci proteggerà. Se papà ha creato un Inframen, allora vuol dire che anch'io potrei diventare un Inframen, no? Ah beh, niente lo vieta. Però non è una cosa semplice. Perché non è semplice? Perché ci vuole molto coraggio. E molta forza d'animo. Ed essere pronti a sacrificarsi a favore degli altri. Ma tu che dici? Credi che ci riuscirei?
Boh. Aiuto! Sei una figura. Via! Vorrei vederti quei mostri. Ragazzi, Pifona! Venite qua, non vi allontanate! È colpa sua! Prendimi se vuoi! Vedrai che ti prendo, non sono una Pifona! Dimmi! Dove sei? Qui, Pifona, vieni! Non scappare! Ora vedrai! E smettila un momento, guarda! Noi veniamo sempre qui. Questa grotta prima non c'era. Ehi, vuoi vedere che dentro ci sta uno di quei mostri? Se dici che lì c'è un mostro, tu che hai tanto coraggio, perché non entri a fare un diretto? Sì, ci vado, cosa credi? Dov'è Timmy? Entra tu lì, in questa grotta. Timmy, se mi senti, torna indietro! Salteranno tutti i trasformatori. Aspetta qui, io vado a dare un'occhiata. No, vengo anch'io a cercarlo. Torno subito, ubbidisci, ti prego. Che mi importa, vai, tanto io non gioco più. Jenny! Cosa fai qui sola? Beh, loro non vogliono giocare con me. Oh, ma ci sono io. Lo zio Talbot gioca con me. Prova? No, non mi piace. Voglio andare dentro alla grotta con loro. La grotta? Quale grotta? Sulla collina. Timmy prima è entrato solo, ma poi siccome non usciva, Baby è andato dentro anche lei a cercarlo. Tu resta qui e non ti muovere, eh? Sì. Inversione!
frammento di nuovo, ma non importa. Ci sono altri mezzi per neutralizzare il frammento. Preleva il professor King e portalo qui. Talbot. Inserisca il contatto. Bene. Porti fino a 7300 alla frequenza. Via con il proiettore laser. Sì. Ecco, in questo modo immagazziniamo l'energia. Escludere il proiettore laser. Talbot, guardi. Avanti, lì in figli. Questi pugni fulminanti possono sviluppare un'energia pari a 1.000.000 di volte per centimetro quadrato. Con questi può distruggere qualunque ostacolo che si opporrà al suo cammino. Guardi quella sfera, le parti che la compongono ne fanno una lega indistruttibile. La base è costituita da polvere di diamante fusa in un reattore nucleare. Talbot, vediamo se può frantumarla. Bene. Pugni fulminanti. Funziona. Funziona, professore. C'è anche un'altra arma rinchiusa. Queste infralame sono in grado di squartare tutti quei maledetti mostri messi insieme. Ora però vada di là a riposare. Avrà bisogno di tutte le sue forze. Domani saremo noi ad attaccare. Li distruggeremo. Papà? Oh, sei tu, baby. Cosa c'è? Papà, sono due giorni che non prendi un attimo di riposo. Hai gli occhi stanchi e arrossati. Può darsi, ma non importa. Ciò che conta adesso è salvare questo mondo. Per te e per le generazioni che verranno. Ti capisco, ma non puoi passare in laboratorio tutta la vita. Me lo auguro anch'io, ma non posso muovermi finché quei mostri non siano annientati. Ci sono stati migliaia di morti e diverse città distrutte. Oramai bisogna stringere i tempi. Non posso tirarmi indietro. Proprio in questo momento. Papà. Vieni. Vieni qui. Ci fu per me un momento che fu il più felice della mia vita. E lo sai qual è? No, come potrei. No, papà, raccontami tutto, ti prego. Bene, sediamoci lì. Ma poi ti mando a letto. Sì. Ecco, vedi? Il giorno più felice, quello che non scorderò mai, fu 15 anni fa. Era una calda giornata d'estate e... tutto successe all'improvviso, quasi senza preannuncio. Tua madre e io a un tratto ci ritrovammo la nostra prima bambina. Papà... credevo mi dicessi qualcosa di importante. Oh, lo è.
Nulla è più importante della famiglia. Senti, stavo pensando una cosa. Do ordini per domani, poi torno qui. Ce ne andiamo a casa insieme e ci facciamo una buona cenetta. Che ne dici? D'accordo. Torno presto, cara. Sarò qui fra pochi minuti. Il professore non c'è, io prendo lei. Aiuto! Aiuto! John! Lasciami! Papà! Papà! Dunque, al punto in cui siamo non resta che attaccare il Monte Akai. Forse così usciranno allo scoperto. Talbot, il successo dipende da lei. Professore, sa che può contare su di me. Bene. Ultimate i preparativi. Mi aspetto da ognuno il massimo impegno. Signore! Baby? Baby? Figliola! Professore! Tua figlia si trova nelle nostre mani e non può risponderti. Bada a te, se le fai del male! Ma no, sta bene, per il momento almeno. Se vuoi vederla, guarda lì! Maledetta! Via, ti pare che siano cose da dirsi? Se vuoi vedere tua figlia, vieni qui da me domani. Attento, solo te, capito? Professore, cosa pensa di fare? Devo obbedire, si intende. Ma posso venire con lei? La salvo io, sua figlia. Certo, è l'unico che possa farlo. No. Non posso correre questo rischio. Talbot. Se mi succedesse qualcosa, attaccate come stabilito. Thank you.
Benvenuto, professor King. Dov'è mia figlia? Perché non è qui? Voglio vederla! Lei sta bene, calmati. Ma la sua vita dipende esclusivamente dalla collaborazione che mi darai. Voglio vederla! Voglio vederla! Va bene. Occhio Smeraldo, introduci la prigioniera. Bene. Baby! Papà! Stai bene? Sì. Professor King, è evidente che vuoi bene a tua figlia, perciò adesso dai il giusto valore alle mie parole. Avanti, spiegati. Quello che adesso vedrai si spiega da solo. Lyndon! Regina. Chiaro, vero? Adesso il suo corpo non è più neanche cenere. Si è disintegrato. Sarebbe un peccato sciupare questo bel visino. Ma non esiterò a fare la stessa cosa con lei, se non mi obbedirai. Papà, non pensare a me, ti prego. Ha del coraggio, ma la sua vita è solo nelle tue mani. Sto aspettando una risposta. La mia risposta? E non la immagini? Io non mi piegherò. E tu non conquisterai la terra. I tuoi sogni ambiziosi sono destinati a fallire. Qualunque cosa vorrai fare di noi due, il super inframen può distruggervi tutti. Davvero? I progetti con cui l'hai creato dopo anni di studi e fatiche ce li ho qui in mano mia. Li ho esaminati. E so come funziona. Anche se fosse, non riuscirai a neutralizzarlo. Lo credi tu? Non è difficile. L'inframen riceve tutta la sua energia dal sole. Basta disporre una spessa coltre di nubi che oscuri il sole il tempo necessario perché egli si scarichi. E allora tutta la sua potenza finirà nel nulla. E io potrò fare di lui quello che voglio. Ti sfido a farlo. Anche subito, Occhio Smeraldo mi ha già informato che sta arrivando. Assisterai alla sua fine. Ah!
Infraraggi non ti serviranno a molto adesso. Complimenti, professore. La tua creatura è superiore a ogni mia aspettativa. Ma
Non cantare ancora, Vittorio. Fintanto che avrò in mano tua figlia, sarò io che detterò legge. Trova dal professore sua figlia, qui ci penso io. E adesso, Talbot, sei ancora il super inframen? Finirai anche tu disintegrato nel pozzo di fuoco. Talbot! Professor King, il tuo capolavoro adesso ha finito la sua esistenza terrena. Ma tu ne realizzerai un altro. E questo dovrà obbedire soltanto a me. Mettiti al lavoro! Ti sbagli. Puoi anche uccidermi, ma non mi piegherò mai a fare una cosa simile per te. Silenzio! Portateli via nella coltre di ghiaccio! Coraggio. Nella coltre! Non morirete là, ma il gelo sarà terribile. Vi terrò rinchiusi finché non cederai. Sono sicura che il tuo affetto di padre ti farà cambiare idea. Accensione! Thank you.
Fremen, per uno di noi ora sarà la fine. Ma non certo per me. Catturato! Guardatelo, l'uomo invincibile, i super inframen, la struttura che nessuno poteva distruggere. È crollato miseramente sotto il congelatore che lo ha ridotto un blocco di ghiaccio. Sollevatelo. Portatelo via di qui. Affondatelo nel fiume invernante. Vi resterà fino alla fine dei secoli. Talbot, se si troverà inguainato da gas congelante, butti alcuni dardi che ho predisposto. Sono dardi ignivomi e il ghiaccio si dissolve. Ogni fulminante! Infraraggi! Infraraggi!
addosso a essa! Andiamo. Lì, papà, tu dici che i mostri torneranno ancora? No, Jenny, non dobbiamo più temere finché ci sarà il super inframondo.